Presepe vivente di Lizzano giunto alla 18ª edizione. Beh, un quadro, una location suggestiva, quella appunto dell'Annunziata, e siamo con il presidente di Pietre Vive Onlus, dell'associazione che organizza, Angelo Nissi. Beh, per noi è una tradizione ed un piacere ogni anno essere qui a vivere insieme il Natale. Ci siamo lasciati lo scorso anno con una promessa: ci saranno novità, ci saranno. Parliamo di questa 18ª edizione, le sue peculiarità. Beh, ovviamente le novità sono molteplici e sono visibili da subito. Basta vedere che abbiamo trasformato la parte inferiore nella parte che riguarda in maniera particolareggiata le figure del presepe, quindi tutti i personaggi che hanno dato vita a questa storia meravigliosa sono allocati nella parte inferiore, nella gravina, nella lama che poi andremo eventualmente a visitare, mentre invece nella parte superiore abbiamo portato quelle che sono le tipicità del nostro paese, ossia quelle ricette gastronomiche che hanno fatto la fortuna delle nostre nonne e delle nostre mamme. Allora, parliamo di numeri, quante persone impegnate, quanti figuranti, perché dobbiamo innanzitutto ringraziare la partecipazione popolare, l'associazionismo, perché le istituzioni si danno il loro contributo, però sono appunto i volontari armati di amore per il proprio territorio, presi da una grande fede religiosa, che appunto decidono di rappresentare la Natività. L'associazione Pietre Vive partecipa in maniera massiva a questo evento, sebbene non sia quello che statutariamente ci contraddistingue, ovvero la passione di Cristo che quest'anno raggiungerà i 50 anni e stiamo preparando grandissimi festeggiamenti per questo evento. Diciamo, numericamente siamo coinvolti in una cinquantina di associati che prendono parte nella fase organizzativa, mentre invece i personaggi che sono nel presepe sono dei cittadini che attirati dall'operosità anche della nostra associazione, ma dall'amore che hanno verso queste tradizioni che non devono scomparire, sono circa una quarantina, si dico bene, e rappresentano tanti mestieri antichi, no? Dal fabbro, dal panettiere, dal casaro, insomma ci sono tante figure forse dimenticate che però ancora nei piccoli paesi come il nostro sono il cuore pulsante, e questi artigiani decidono di partecipare, di dare vita e dare corpo a questo splendido posto. Ecco, quanto tempo ci è voluto, è stato necessario per sistemare il tutto? Perché ora vediamo la realtà bella ripulita, però teniamo presente che queste sono zone di campagna abbandonate, quindi ripulirle, rimetterle in sesto, renderle fruibile, ovviamente garantendo anche la sicurezza di chi visita. Beh, noi abbiamo cominciato come tradizione dopo San Francesco, perché abbiamo un calendario abbastanza pieno, nutrito, dopo San Francesco, dopo aver effettuato il transito, anch'esso giunto alla 17ª edizione, ci siamo messi all'opera per ripristinare lo stato dei luoghi, diciamo noi, no? Perché questa è un'antica zona del paese, una lama carsica che ha bisogno di molta manutenzione, quindi noi da dopo San Francesco abbiamo cominciato a pulire, ma poi l'allestimento vero e proprio, quello delle capanne, diciamo che nel mese di novembre abbiamo cominciato a ripristinare il tutto, e penso che il colpo d'occhio che adesso con le camere riuscirete a vedere sarà veramente suggestivo. Bene, allora noi ci incamminiamo e poi magari in qualche punto particolare, ci farai da cicerone. Con molto piacere, grazie. Eccoci qui alla scoperta degli antichi mestieri, e qui ovviamente c'è l'attività casearia, e quindi qui si fanno ricotte e quant'altro, formaggio. Se c'è una procedura che si fa prima il formaggio, si estrae il formaggio e poi in un secondo momento nasce la ricotta e la distribuiamo alle persone. Vedete i nostri amici legati alle tradizioni. E allora si prepara il pane? Sì, si prepara il pane. Primo anno che svolge questa? No, sono già 3 anni che svolgo, che partecipo al presepe vivente. Ecco, ci spostiamo, vediamo altre massaie. Vedete, qui si prepara la pasta, si sminuzza la pasta. Vermicelli.
e lì vedo al Tornio, no? No, Mulino, mi correggo, come dite? Anche per lei, penso che già da anni. Sì, sono 3-4 anni che ormai partecipiamo a questa manifestazione, diciamo, religiose. E lo quindi. E niente. Quest'anno ci sono queste notti, sono stato. Uno dei momenti clou, il più bello, il più importante, vedete, della neve artificiale e l'immagine della sacra. Della natività, vedete, è il momento topico con Giuseppe, Maria e il piccolo Gesù bambino. E allora un pastorello nelle vicinanze. Allora lei interpreta Maria, prima volta? Sì. Com'è questa esperienza? Nuova, quindi non lo so. Vediamo come va, spero sia un'esperienza bella. Com'è nata questa idea? Ce l'hanno chiesto e non abbiamo rifiutato, ci è piaciuta come esperienza. E quindi qui abbiamo colui il quale rappresenta Gesù bambino e vedete ora San Giuseppe, il papà di Gesù. Questa esperienza è un'esperienza certamente forte, toccante. Per te è la prima volta che fai partecipi? Sì, la prima volta. La prima Ti volta. Ha dato l'idea, come si è accesa la luce? Ci hanno chiesto e abbiamo accettato subito, giusto per fare una nuova esperienza, sicuramente sarà bellissima come esperienza. Beh, devo dire che stasera la temperatura è rigida, però tutto sommato è accettabile. Ebbene, questo è il momento, il punto focale, nodale ovviamente del presepe, da cui è nata la storia dell'umanità. Ecco, tutto in presa diretta, eccoci di nuovo con Angelo Nisi. Questo è proprio, stiamo registrando oggi 29 dicembre e proprio da pochi minuti si è aperta la rappresentazione presepiale. Allora Angelo Nisi, qui stiamo girando per i vari mestieri, notavamo come molto interessante l'aver messo dei pannelli illustrativi delle singole postazioni. Sì, proprio perché vorremmo che questo fosse non tanto un visitare qualcosa di scontato, ma fosse un motivo per riscoprire un percorso di fede che in qualche maniera può essere stato appannato dalle problematiche di ogni giorno che purtroppo abbiamo. E come tradizione di Pietre Vive Onlus, ogni iniziativa è volta essenzialmente a un momento di evangelizzazione, questo lo è certamente. Fra poco avremo la visita dei magi che verranno ad adorare il bambinello e quindi sarà uno dei momenti più belli che abbiamo potuto pensare. E come dicevi giustamente, caro Luigi, ci sono questi cartelli illustrativi che segnano in maniera forte quattro tappe importanti della storia di Gesù bambino. Ecco, magari nel tempo potremo fare un passaggio tra questi quattro. Certo, eventi. Certo. Come detto, è proprio la presenza di questi pannelli che ci illustra quanto si rappresenta e in questa zona c'è appunto la Annunciazione. La fede, la tradizione si unisce all'amore per l'archeologia, per l'arte e siamo infatti nella cripta dell'Annunziata con il nostro Cicerone, la nostra guida. Illustriamola un po'. Questa cripta è intanto una grotta naturale dove poi sono stati fatti interventi umani soprattutto di consolidamento e è stata frequentata, hanno incominciato a frequentarlo per il culto religioso dall'anno 1000-1100, non sappiamo esattamente. Posso dire brevemente, perché non ci possiamo dilungare molto, che questa cripta dalla metà dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento era stata utilizzata addirittura come cimitero, per cui durante la visita del Vescovo di Taranto nei primi anni del Novecento, una visita pastorale, si rese conto delle condizioni di gravità
per la salute dei cittadini, perché questa cripta era interamente colma di cadaveri. Allora chiese che venisse bonificato. Chiese che venisse liberata. Nel frattempo era stato costruito il nuovo cimitero di Lizzano, quello attuale, e tutto fu portato lì. All'epoca i giornali dell'epoca parlarono di una grande scoperta di una cripta a Lizzano dove che è interamente affrescata. Ecco, dobbiamo ringraziare quindi l'associazione Amici Pietre Vive, Amici dei Musei. Sì, l'associazione Pietre Vive, diciamo. Sì, sì, no, ma la stessa associazione Pietre Vive mi diceva, l'associazione Amici dei Musei ha fatto tanto. Pietre Vive che gestisce, organizza e gestisce. Però gli Amici dei Musei ci stanno, certo, ovviamente. Grazie, insomma, la collaborazione che possiamo offrire. Ma volevo sfruttando proprio la loro capacità in materia. Volevo concludere dicendo che ecco, ci spostiamo così in presa diretta, il nostro operatore ci mostra le caratteristiche, vedete qui uno spazio abbastanza stretto, angusto, ecco, vedete, ecco. Qui vediamo alcune tracce di affreschi meglio conservati. Cosa ma volevo dire rappresentano? Che nel 1925 da una relazione fatta dal prete dell'epoca vengono segnalate, viene fatto un inventario su richiesta della soprintendenza dei dipinti esistenti all'interno di questa cripta. Catalogare i dipinti. Esatto, e c'è un elenco di ben 31 dipinti, di cui oggi rimangono poche tracce, per la maggior parte Madonne con bambino e Madonne in trono, e poi altri santi. Madonna con bambino, siamo molto, perfettamente. Molto siamo il culto della Madonna, come poi la Chiesa Superiore anche è stata dedicata al culto della Madonna. Qui possiamo vedere Torniamo sulle immagini, ecco, si vede così un'immagine di Maria. Madonna, si vede Madonna in trono, e sul lato destro, ancora meglio, la sta inquadrando una Madonna con bambino. Mi diceva l'epoca? L'epoca siamo intorno al 1200-1300 come affreschi, la grotta ancora preesistente. Sin dall'inizio è stata dedicata al culto dell'Annunziata, perché da testi dell'epoca viene segnalato un altare in fondo lì, su cui era posto un quadro dell'Annunciazione. Anche la chiesa soprastante successivamente viene dedicata all'Annunciazione, perché anche lì c'era un grande affresco di una Annunciazione di cui oggi purtroppo rimangono poche tracce. E mentre la parte sottostante ospita ovviamente la Natività e gli antichi mestieri, qui vedete altre volontarie che si occupano di rifocillare i visitatori con prodotti tipici. Beh, non potevano mancare le famose pettole. Le pettole, è una tradizione penso di Lizzano, le pettole, poi c'è il grano, ci sono ogni postazione, c'è una pietanza. Altre prelibatezze, dicevo, per rifocillare i visitatori, delle mozzarelline, dei nodini che vengono preparati sul momento e gentilmente offerte, e vedete anche ho qui del vino dell'ottimo Primitivo. Sono le tradizioni di Lizzano. Vedo anche un piatto di grano, poi passeremo all'altra postazione, il cosiddetto stumpato, il grano appunto pestato. Una delle tradizioni lizzanesi, lo dicevo, è il grano stumpato. Ce ne parli proprio con precisione. È l'ungaro. Come viene preparato? Viene prima stumpato questo grano, no? Poi viene messo a bagno, poi viene preparata la cipolla, l'olio 2-3 giorni viene fatto sul fuoco. E poi l'olio della cipolla viene messo nell'altro olio. C'è una lunga preparazione. Poi viene cotto e condito di questo condimento. E un'altra postazione, cosa offrite ai visitatori? I ceci e le fave. In questa postazione li serviamo o insieme o separatamente. Che ci ha detto? Il purè di fave che
che è tipico nostro meridionale, insomma. A tutti gli uomini, stanotte a volte il mondo. In attesa dell'arrivo dei maggi, stiamo ascoltando le parole davvero toccanti del Sommo Pontefice Papa Francesco. Sì, Papa Francesco è un punto di riferimento molto importante per noi e abbiamo pensato che il richiamo fatto da lui in queste settimane sul valore del presepe, non come atto simbolico, ma come una pura espressione della nostra fede in Gesù, servisse, è il nostro compagno anche in queste sere con le sue omelie, con le sue parole di conforto. Parole di conforto e parole di sostegno anche per chi magari crede e in questa società si sente veramente in una grossa minoranza. Faceva riferimento alla notte buia, dice, però in questi momenti il Signore ci è comunque vicino, anche se non ci sembra che sia così. Noi siamo convinti che sia così. Siamo convinti che sia così, che il Signore ci è spesso vicino, anzi sempre vicino, anche quando magari non ne avvertiamo concretamente la presenza. Bene, è il momento della conclusione, abbiamo così visto varie postazioni, abbiamo assistito al momento davvero toccante dell'arrivo dei Magi, è una manifestazione, certamente un evento riuscito come tutti gli altri, e devo dire che l'idea di porre tutto la natività, gli antichi mestieri e quant'altro nella parte bassa è stata davvero vincente, perché si dividono i due aspetti, quello della natività e quello della tradizione culinaria. Sì, è stato qualcosa che comunque rispecchia quello che è le intenzioni sempre di Pietrevive, di scindere quello che è un momento di preghiera collettiva, quale può essere quella della visitazione del presepe, della grotta della natività, da un aspetto strettamente culinario o di marketing territoriale, come si usa dire, no? Abbiamo avuto la fortuna di accogliere tantissimi visitatori, soprattutto la giornata di Santo Stefano è stato veramente un qualcosa di incredibile. Dal punto di vista numerico abbiamo dato ospitalità a tantissimi turisti venuti da ogni parte della provincia e questo è il giusto ripago per il lavoro che si è fatto anche negli anni scorsi, di voler ricreare la giusta atmosfera. La gente ha apprezzato perché qui si prega e non è una banalità, cioè non vogliamo rappresentare qualcosa di statico, un ricordo così senza senso, qui si vive per pregare. E il fatto stesso che ci troviamo in un ambiente così magico come questa cripta dell'Annunziata, che ha visto tanti lizzanesi per secoli venire qui e pregare, ecco, noi ci sentiamo depositari di questo messaggio e vorremmo per quanto possibile portarlo avanti. Devo dire che, lo dico con sincerità, le note natalizie, le parole del Papa, l'arrivo dei Magi mi hanno fatto emozionare, lo dico sinceramente. Io sono contento, questo è un messaggio che va ai cuori semplici e evidentemente il tuo cuore è un cuore sensibile. Bene, e allora che dire, Angelo, ci salutiamo qui, complimenti e già immagino che tra qualche mese, oltre alle solite attività organizzative, agli eventi che Pietrevive è pronta a offrire alla comunità lizzanese, non solo, beh, tra qualche mese certamente già nella tua mente feconda inizierà a frullare qualcosa per una 19ª edizione bellissima. E vi posso dire che fare meglio di quest'anno sarà difficile, perché siete stati eccezionali. Io dico sempre come Dio vuole, ci mettiamo nelle sue mani affinché ispiri le nostre azioni e sappia dare compimento a quelli che sono i nostri desideri. Grazie anche a voi per aver scelto di venire qui a visitarci. Tanti auguri. Grazie, auguri a tutti.